valanga di persone in quel centro per disabili e alle 11.14 su Facebook giurava la sua fedeltà ad al-Baghdadi. Quindi sì, c'era sicuramente tutto quello che possa essere emotivamente comprensibile, c'era anche qualcosa di più concreto, non soltanto l'aspetto di natura emotiva. E però allora Apple che cosa fa? È come dire, Apple, difensore della, Apple della si erge privacy, a paladino Apple della privacy, dicendo così cominciando andiamo a dimostrare che le autorità governative, e confondendo fra l'altro quello che è l'intelligence con la macchina della giustizia. Non solo, poche ore fa hanno rilasciato la dichiarazione dicendo già altri 9 casi erano stati sottoposti ad Apple e noi avevamo risposto no e nessuno ha fatto questo fragore, proprio perché ci troviamo di fronte ad un caso di estrema eccezionalità, tant'è che il giudice Pim ha invocato l'applicazione del All Writ Act, un provvedimento che risale addirittura al 1789, quindi la cosa ci può sembrare bizzarra, però è una norma quadro che nella normativa, nell'ordinamento statunitense, prevede che ci si possa avvalere di poteri speciali quando ci sono 4 condizioni. La prima, quando non ci sono strumenti previsti dalla legge ordinaria, quando la cosa non costituirà un precedente, quindi questo non dovrebbe impensierire più nessuno, quando soprattutto è garantita la proporzionalità tra l'azione che viene compiuta e l'eccezionalità della fattispecie dinanzi alla quale ci si trova e soprattutto purché non si infrangano le leggi. Questi 4 requisiti vanno a superare tutte le teorie di chi, facendo capo, se vogliamo, all'Electronic Communication Privacy Act, che è un altro provvedimento che riguarda la riservatezza, bene, è completamente superato. Quindi le eccezioni erano puntuali per un caso specifico. Ma probabilmente abbiamo... Ma insomma, scusami, mi sembra che tu abbia dei dubbi sull'idea che la Apple si erga a paladino della nostra privacy. No, anche perché i nostri dati li ha. E tutte le over the top, se noi pensiamo a chi si è schierato... Esatto. La pacchetta e li vende magari a... Google e Facebook che parlano di riservatezza dei dati, è abbastanza soggettivo. Allora, ti fermo, perché questa storia apparentemente c'entra poco e invece, secondo me, ha dei punti di contatto. È una storia umana complicata. Leonardo Fabretti, buongiorno. Leonardo Fabretti è un architetto a Foligno, 56 anni, è il padre di Dama, un ragazzo che è morto pochi mesi fa. Purtroppo a settembre. E la sua battaglia, Fabretti, mi aiuti, è quella di aver trovato il cellulare di suo figlio e di aver chiesto alla Apple di sbloccarlo, in questo caso veramente di fornire la chiave d'accesso, perché ovviamente in quel telefono ci sono dei ricordi. Ci sono, dei contenuti molto sensibili per lei, no? Per un padre. Guardi, allora io praticamente, visto il rapporto con mio figlio, non avevamo segreti, quindi lui aveva anche un iPad dove mi aveva tolto il codice di accesso. Sì. Mentre invece nell'iPhone mi aveva fatto mettere l'impronta digitale ai touch per entrare. Quindi che consentiva il fatto che io potessi entrare nel suo dispositivo. Io ho scaricato, noi nel tempo abbiamo fatto dei backup, quindi abbiamo scaricato gran parte.